questa è Times Square, che è sotto la parte più congestionata di New York, tanto che il sindaco Bloomberg ha preso la decisione di chiudere una parte di Times Square perché la Settima Avenue e Broadway si intersecavano in modo che creavano sempre un ingorgo di traffico. Quindi da un certo punto di vista qui c'era esattamente il traffico più lento di tutta la città, ma nello stesso tempo c'era anche un altro problema. Questo è di sicuro il punto più trafficato di New York a livello di passanti, di conseguenza anche la gente che forse in una giornata fredda come oggi non è tanta, ma in una giornata primaverile o estiva è piena zeppa questa piazza, diventava anche pericoloso perché c'erano i turisti, soprattutto quelli non stranieri, soprattutto quelli americani, magari anche di stazza un po' pesantina, che incominciano a camminare in mezzo alla strada e quindi si creano un corpo di traffico, di taxi, di auto, di biciclette e di turisti. Quindi questa è stata una delle misure, penso, migliori che il sindaco Bloomberg ha preso per New York. Inizialmente era stata contestata dai newyorkesi perché pensavano che questo fosse un modo, anzi quasi per rovinare lo spirito di Times Square, ma invece i fatti hanno dato ragione a Bloomberg e la piazza adesso funziona meglio. D'estate questa parte qua dietro è proprio la parte dove ci sono tavolini all'aperto, poltroncini all'aperto e la gente si siede e può consumare caffè, bere, fumare anche. Fumare anche e leggere il giornale all'aperto come se fosse, diciamo, una sorta di piazza europea. Grazie.